Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale nuovi. Scusate il costume, ma fa un caldo che voi non potete nemmeno immaginare qui dentro. Il condizionatore è rotto, quindi anzi, siamo nella merda. E sono mancata per un po'. Ho avuto un periodo abbastanza difficoltoso e niente, volevo leggervi. Vediamo se riesco a mettere il telefono in una posizione. Ok. E volevo leggervi un pezzo del mio diario. Le giornate sono noiose e lente. Tutto dentro di me è in subbuglio, piango, le urla le soffoco in gola. Asfissiante, tutto così monotono. Per colpa del Covid e della denuncia di mia madre, non so ancora quanto tempo fisserò queste pareti. Un incubo, ci sono finita dentro come una spirale, mi risucchia. Sì, vorrei spaccare tutto, gridare in faccia a chiunque il mio dolore, incidermelo addosso, mai avrei pensato che mi potessero togliere la libertà. Ora passo il mio tempo in uno stato catatonico e faccio involontariamente del male alle persone che amo. Sono stanca, priva di forze, pure i sorrisi, così difficili da indossare. Ho pensato alla morte, non ci sarebbe più nulla dopo l'eterno riposo, ma ad ognuno le sue croci. Ho subito bullismo, ho venduto il mio corpo, sono stata picchiata a sangue, ho affogato i miei dispiaceri nelle droghe. Ora voglio la mia ascesa. Dopo aver terminato la storia col giudice, riprenderò la rivincita su questa vita. Questo l'ho scritto oggi. Come sapete, io ho il gruppo su Telegram e ci sono altre persone che stanno male a parte me. E vorrei dire a tutti i border, gli schizofrenici, a tutte le persone con disturbi mentali o con disturbi comunque a livello fisico che nulla ti può buttare giù realmente, che la forza la si trova dentro se stessi e è inutile cercarla in altre persone, non perché le persone non te la possano dare, ma perché è giusto che ad un certo punto tu ti rendi conto che l'unico che può salvare realmente te stesso sei tu. E nulla, ho fatto questo nuovo taglio di capelli, tanto per cambiare argomento. Ora sono rossa. Volevo sdrammatizzare un po', ma niente, la vita fa schifo in certi momenti ed è stupenda in altri. Quindi affrontiamo la parte schifosa della vita per poi goderci i momenti migliori. Un saluto a tutti, vi invito a cliccare sulla campanellina così vi arriveranno i nuovi video. Penso che tra 2 settimane barra una ne farò un altro per parlarvi di come stanno andando le cose, che domani torna al medico, che è mancato una settimana, quindi sono un po' in stand-by anch'io con la storia del giudice, con la storia medica, psicologica. E niente, continuo le mie cure, mi hanno messo un antidepressivo potente. Avevo smesso di prendere farmaci, adesso ho ricominciato, ma non mi giovano, mi abbattono e, come ho detto, sono in stato catatonico, cioè ormai la mia camera è il mio rifugio per scappare dal mondo e niente.
tanto. Sono stanca. Piangerei in questo momento, ma ho già pianto tutta la sera, anche se il trucco non è sbavato perché è waterproof. E niente, vi saluto con un bacione. Ciao.